Cari amici di Cani e Gatti e compagnia, benvenuti. Oggi sarà una puntata davvero interessantissima e sono sicura che i miei ospiti potranno davvero catturare la vostra attenzione. Inizio subito presentandoveli. È Francesco Panella, benvenuto, apicoltore e presidente Unapi. Insieme a te parleremo appunto di api e di quello che sta accadendo a questi animali. Un altro volto noto, Rosetta Facciolo, presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane e presidente anche del Centro Recupero Fattoria San Rocco. Siamo venuti più volte a visitarvi. Insieme a te, oltre a parlare del tuo bellissimo centro di recupero, ci piace anche parlare molto di leggi, certo, maltrattamenti, di come certo. poterci muovere in questi casi. Assolutamente. So che sei molto contenta perché hai avuto un buon riscontro dopo il nostro sì. servizio, non tanto per noi quanto per gli animali. Esatto, è vero. Benissimo, dopo ne parleremo. Ne e poi un ospite davvero frizzante, Betty Bellani. Lei è una grandissima appassionata di animali. Nella scorsa puntata abbiamo proprio dato una notizia che riguardava te. È davvero una grandissima animalista e per questa sua grande passione ha trovato un modo davvero nuovo per aiutare gli animali e ne parleremo nel corso della trasmissione. Adesso torno a Francesco, come abbiamo detto prima insieme a te parleremo di api, ma conosciamoli insieme, chi sono, cosa fanno, perché noi le vediamo, spesso le cacciamo perché ci fanno paura, in realtà questi animali sono davvero importantissimi per la nostra esistenza. Sì, eh, così, eh, noi uomini abbiamo una grande difficoltà a capire quante e quali forme viventi piccole hanno. Importanza. Tendiamo a concentrarci sugli elefanti, sulle balene e eh, in realtà eh, la, le forme viventi eh, più numerose eh, e, eh, e determinanti rispetto al ciclo della vita sono proprio gli invertebrati, che sono la grande quantità. Noi vertebrati siamo il 3% delle forme viventi, le altre decine di migliaia sono gli invertebrati e le api ehm, sono qualcosa che sta nella, eh, nella storia del mondo come grande passo avanti e, e, ed è eh, una storia che è legata alla procreazione, alla fertilità, all'amore. Noi dobbiamo immaginare che la botanica vuole dire radici e, e come fanno a incontrarsi esseri legati alla terra e quindi impossibilitati a viaggiare, possono far viaggiare i loro semi in mille modi, ma eh, nella storia del mondo a un certo punto c'è stato uno sconvolgimento ed è stata eh, una storia di coevoluzione per cui per prima casualmente come per molte forme viventi e poi in modo sempre più accentuato, eh, in sostanza si sono affermate sulla terra le angiosperme che sono, eh, che sono la flora oggi più, più presente che copre la, la, la terra e che in gran parte utilizzano per eh, potersi accoppiare e procreare, eh, utilizzano questi cupido. La specificità delle api rispetto a tanti altri insetti che eh, fanno lo stesso lavoro e che sono particolarmente fedeli, e cioè ehm, se falene, le stesse zanzare, le vespe, un, un mare di insetti sono legate al gioco di giochette scarzetto, no? mm -hmm. cioè, eh, ti do il nettare e ti, 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 do, ti consegno un polipolline per, eh, eh, perché tu vada a portarlo a un altro fiore. E la meraviglia delle api qual è? È quella che vanno su un fiore di tiglio ed è certo che il fiore successivo sarà un fiore di tiglio. Quindi Ma la probabilità è altissima. Bello. E senza l'impollinazione, è una delle tante magie della natura, del, del, del ciclo del vivente: senza l'impollinazione non ci sono i semi, i frutti e la. Uh -huh. uh, la vita, la vita, quindi non soltanto l'alimentazione, ma eh, la, 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 la riproduzione della, della vita. Quindi le api da questo punto di vista sono uno dei tanti anelli che noi non possiamo eh, continuare a far finta che non esista. Abbiamo mm -hmm. potuto farlo fino a che non le abbiamo disturbate, ora invece la storia è cambiata perché ci rendiamo conto di qualcosa che abbiamo dato sempre per scontato. Ecco Bene. infatti, cos'è successo negli ultimi vent'anni? Cos'è cambiato nell'agricoltura che ha messo in pericolo le api? Eh, le api e non solo, perché sì. anche tantissimi altri animali, come ad esempio le farfalle, i passerotti, tutti animaletti piccoli che consideriamo a zero purtroppo da, diciamo che dal dopoguerra a oggi è cambiato il nostro modo di fare agricoltura, abbiamo eh, moltiplicato le nostre capacità produttive eh, e, eh, e abbiamo dimenticato eh, dal, da quando l'uomo è sulla faccia della terra il problema è sempre stato quello di passare la giornata, passare l'inverno, il cibo è stato il centro della nostra attenzione Oggi siamo in un delirio dove ehm, questo eh, è ormai diventato un aspetto secondario. Grosso modo una famiglia italiana pur nella crisi spende lo stesso in, eh, la stessa cifra fra alimentazione o telefonia e comunicazioni. Così non era quando io ero ragazzo. Eh, una famiglia operaia negli anni 70 spendeva il 60-70% del suo reddito per mangiare. E questo grazie a un meccanismo che ha moltiplicato le nostre capacità produttive. Eh, in realtà questo meccanismo da alcuni anni a questa parte è inceppato perché dal 2000 in avanti non, non, non abbiamo nessun incremento delle capacità produttive in agricoltura, ma invece eh, questo meccanismo sta facendo vedere eh, i suoi limiti e i limiti sono quelli di considerare la produzione agricola eh, come qualcosa che prescinde dal resto dei fenomeni naturali e eh, l'incidenza di questa agricoltura la si vede bene, questo eh, per esempio è un dato eh, che è dato dalla lista rossa eh, del, eh, degli animali a rischio di estinzione. Eh, la, la, si chiama IUCN, questa organizzazione mondiale, questa ONU del vivente, che ci dice che cosa? Che in questo secolo sono a rischio, in questo secolo non chissà quando, eh, in quale futuro, sono a rischio eh, gran parte delle forme viventi invertebrate e le prime due cause eh, di perdita di biodiversità sono date dalla gestione del bosco e dall'agricoltura stessa. L'agricoltura è un'agricoltura e mi dispiace doverlo dire perché io sono felice di essere un agricoltore eh, eh, e quando ho scoperto che però c'è modo e modo di fare agricoltura eh, e che questa agricoltura è un'agricoltura che eh, comporta perdita del vivente sono andato decisamente in tilt e me l'hanno raccontato le mie api me l'hanno detto loro che cosa stava succedendo. Quello che sta succedendo è molto semplice. Eh, ormai si coltiva soltanto la terra ottima, eh, si abbandona la terra di serie B e C e in questa terra ottima, eh, nella terra migliore, eh, si eh, procede con input energetici e input chimici sempre più forti, violenti come se l'agricoltura non facesse parte della natura. E quindi eh, quello che ci hanno segnalato le api è eh, l'effetto eh, drammatico della nuova chimica, una chimica eh, sempre più potente, una chimica che si è affacciata negli anni 90 e che si è affermata recentemente, una chimica eh, che è basata su eh, il, un presupposto, ridurre quanto appare nei nostri piatti come residui chimici e quindi moltiplicare l'effetto delle molecole e della loro efficacia. E questo eh, ha comportato e comporta effetti drammatici. Ma, prego, prego, ma mi viene sopra. da chiedere. Eh, da dove, perché è molto bella sentire parlare e intanto ci istruisce proprio su qualcosa che non conosciamo, ma come ha fatto a scoprire le api, ad amarle? E lei stesso ha detto io sono un eh, agricoltore. Quindi come fa questo così, nasce questo incontro con le api. Dove? Quando? Ma per caso, come sempre eh, nella vita. Ma a volte per caso, sai, io amo i cani e non so per caso. Per caso perché. <ride> Perché sono una forma uh, di uh, vita sì? uh, affascinante. Eh, infatti, e questo è. è. Hanno uh -huh. dentro... Io guardi, vengo da un'epoca che è quella dove c'era il pensiero che, che si potesse essere un mondo diverso, mm -hmm. che ci fossero altri mondi. L'epoca... Quando ero ragazzo io eh, era, sì, era eh. il grande boom della fantascienza, allora scoprire ah. che intorno a me eh, c'erano, ci sono eh, piccole forme viventi che però hanno capacità come quelle delle api le api, le api si nutrono come noi: come noi, hanno, no. eh, si nutrono di, eh, di, 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 di nettare da un mm. lato eh, e, e quindi eh, carboidrati. E di proteine, nettare e polline. Eh, eh, hanno eh, un'area di raccolta che è enorme, più di 3 chilometri di raggio, 4.000 campi di calcio. Ma dai, eh, e su quest'area eh, eh, raccolgono ogni giorno micro prelievi. Lei faccia conto che dentro a un chilo di miele c'è il giro del mondo, sì, sì, ci sì, sono sì, più sì. di 100.000 km di volo, avanti e indietro sì. a Dosi eh, e hanno una capacità plastica di adattarsi, di non essere legate al raccolto quotidiano, ma di accumulare, quindi eh, una, una forma vivente che ha eh, una relazione. Per cui, e questo è, è, è meraviglioso. Eh, io prima dicevo, non è consueto considerare la libellula un animale, invece, mm -hmm. è un animale. È un animale cioè... ecco, in questo caso. È un fenomeno veramente da fantascienza. Stiamo parlando di un insetto sociale, cioè eh, l'animale sì, 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 sì. non è la singola ape, ma è ma... l'insieme delle api che forma un, un essere altro e diverso fatto di tante singolarità. E allora ci risponda anche, se mi consenti, è vero c'è una gerarchia nelle api? Cioè, è la, è secondo... ma questa è la solita idiozia dell'uomo. Ecco, vedi, <ride> questo è importante che vengano dette queste no, cose. No, ma questa è la però. solita ecco, idiozia dell'uomo perché. Che trae da, 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 da pseudo leggi sì, naturali da famole, le proprie, da le proprie eh, eh, i propri dettami e tabù e allora eh, Allora, queste cose. posso è soltanto importante. dire che fino al Settecento la, la peregina era un re ecco, vedi e questo <ride> è, è, è indicativo credo eh, solo i maschi potevano essere in una soluzione certo. e in realtà c'è una specializzazione delle funzioni Ah in, ecco, in una società che io mh, trovo affascinante ma che non, non amerei per l'uomo perché mi sembra un po' predeterminata, però c'è una specializzazione mm -hmm. dei, dei ruoli e delle funzioni eh, che eh, non è di tipo gerarchico, mm -hmm. è eh, di tipo funzionale, che è una cosa funzionale. diversa, come molte volte eh. nel mondo animale. Certo. Però per esempio le api che hanno un piccolissimo cervello sono in grado... E questo vi stupirà di contare fino a quattro. No, ma <ride> sapete, ma sono quasi in grado sono in grado di adattarsi Bellissime. e di cambiare a seconda degli stimoli naturali. Vai. Quindi ehm, la relazione fra l'uomo e ape è una relazione che viene da lontano, dal, dai tempi, dai che, tempi furono. che furono. Addirittura ci sono degli antropologi che sostengono che eh, è proprio stato. L'uomo primitivo cacciatore che predava miele e larve e insetti per nutrirsi ha avuto da questo un plus che gli ha permesso uno sviluppo de maggiore Questa della Questa è un'altra favola? No, o è un'ipotesi scientifica? È un'ipotesi? Ok, e la relazione la... fra l'uomo e l'ape con... è una relazione antichissima, e eh, quindi eh, da quel caso è nato. Un, L'incontro è, è, è nato qualcosa che è stata la fortuna della vita mia perché eh, allevare un animale così complesso sì, sì. E, eh, e fare così un allevamento dove non sei costretto a, 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 a sacrificare l'animale che allevi eh, che è, è, importante, è, è, una, che è importante. È una, è una cosa interessante, anche se è, è chiaro che incidiamo sulla loro vita. Ma eh, noi eh, abbiamo la fortuna eh, di, ehm, eh, come dire, di prendere il di più. Madre. Un alveare, eh, poi anche in apicoltura ci possono essere modi aberranti di sviluppare questo tipo di attività, però la, la, gli apicoltori italiani in particolare hanno questa caratteristica: le api ti danno quello che possono darti oltre mm -hmm. il, la loro necessità. Un ape vive sei settimane, c'è un, un continuo rinnovarsi, rinnovarsi. c'è un'entropia, un consumo enorme perché da 10.000 che sono all'uscita dell'inverno in pochi mesi arrivano a 50-60.000 e, e c'è un investimento di energie enorme per mantenere questo questa, 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 eh, 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 enorme consumo e eh, in certi momenti magici c'è la possibilità di accumulare oltre, per, per, per tenere conto mente... che un alveare consuma più di lei in un anno, è una robina grande così, pure... sta, però cioè, un alveare si fa fuori 250 kg di miele, cioè parliamo di una tasca... Cioè, eh. Ai miei tempi c'erano i Vietcong che con uh, uh, due, due pugnetti di riso andavano avanti, no? ecco, lei faccia conto che loro mangiano in un anno in termini di proteine. Quanto un umano, 60 kg sì, sì. <ride> di Fatti polline. Cioè parliamo sono cose sconosciute dell'elemento fecondante dei fiori, quindi di, del massimo, de, de, sono proteine nobili più ricche di quelle dell'uovo, mm -hmm. tanto per eh, dare un'idea: per parlare e, e, 60 kg di polline, 250 kg di miele. Questo è il consumo di, di un alveare. Eh, in Italia abbiamo una resa Nell'allevamento delle api, che va a seconda delle forme di conduzione, se fai nomade o meno, da 20 punto a 40 kg. Ci dovrebbe dire quante api ha lei? Io, <ride> eh, noi siamo eh, quattro famiglie umane, sì, quattro che, famiglie. Quattro, da quattro a cinque dipende, sì. eh, che eh, viviamo grazie alla gestione di un migliaio di famiglie gestite nei dintorni di casa mia, nell'Alessandrina ma che bello, che bello, che bel mondo purtroppo questo mondo fantastico delle api è messo realmente in pericolo dalla chimica sì qual è quindi, qual è il centro del problema l'impatto appunto della chimica di questo modo di fare agricoltura questo nuovo modo ma, eh, le api sono state l'uccellino della miniera e cioè a partire giusto dal 2000, eh, dagli anni 90 in Francia e poi pian pianino nel resto dei paesi più avanzati, eh, dove questa agricoltura è trionfante, quindi eh, Stati Uniti, Italia, eh, le api, gli apicoltori hanno cominciato a, a, a dire cosa succede, cosa succede? Ci muoiono le api, muoiono gli aldeari oppure si spopolano, cioè sono, da 60.000 ritornano a poche a vitellini sono diventate okay. vacche e cioè, eh, sono anche degli indicatori ambientali Esattamente, le, le, siccome hanno questa uh, prospezione con questi microprelievi per cui io le chiamo la migliore Arpa, la migliore agenzia ambientale con che possa esistere sì. e, e siccome sono molto fragili, sono un po' nel ventaglio degli insetti da una parte abbiamo i baccherozzi i scarafaggi alcune tipologie di formiche dall'altra abbiamo le farfalle, le api che sono le ribellule, sono molto fragili e eh, cosa succede? si contaminano e non tornano all'alveare. per cui in genere eh, le... ma non tornano perché no. muoiono o si allontanano si, loro? Si, 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 in genere si perdono si perdono, non tornano più a casa e la eh, eh, ragione per cui la contaminazione dei prodotti da alveare è molto rara perché eh, c'è questo filtro che è la fragilità. E' eh, è successo questo che eh, hanno cominciato a dirci ma è multifattoriale, come, come per il tabacco. No? Eh, per il tabacco, per mille, per mille ragioni, si, si è sostenuto, eh, ma il cancro c'è per tanti altri motivi, non, eh, ed è vero, no? E hanno cominciato a dirci: ma ci sono le nuove malattie, ci sono le patologie, c'è il cambio del clima, è multifattoriale. E noi abbiamo detto: ma sarà anche multifattoriale, però una causa è precisa, è sicura. Quando seminano il mais con queste nuove molecole spariscono le api, allora non è multifattoriale, c'è qualcosa di strano che lega un sene che va sottoterra e gli alveari che si spopolano. E, eh, e poi abbiamo detto, ma è un po' da di guardare solo le api, guardiamo anche gli altri e abbiamo detto ma se è una malattia delle api, come mai stanno sparendo le farfalle? l'Agenzia Ambientale Europea ci dice che in 20 anni abbiamo perso il 60% delle popolazioni di farfalle e abbiamo detto ma come mai se c'è questo declino delle api c'è anche un declino degli uccelli cosa li collega e quello che abbiamo verificato è che questa nuova chimica è una chimica questo è un grafico che dà l'idea, ogni anno noi perdiamo gli uccelli più banali, sì, cioè sì. la rondine, la lodola, la ballerina, sono, eh, io sono stupito, io vivo in campagna e ormai i passeri io li vedo in città, io sono cresciuto insieme con i passeri, i passeri so, sono una mia passione perché sì. sono un po' i topi alati, no? Ecco, come mai nelle nostre campagne non ci sono più passeri? E eh, abbiamo quindi detto ma c'è qualcosa che lega, c'è un filo che lega questo declino. E eh, Il filo è molto semplice, è un impatto sempre più elevato della chimica, della chimica fine. Eh, e l'arrivo di nuove molecole. Ormai le molecole che si utilizzano in agricoltura sono molecole eh, che si misurano in grammi per ettaro, ogni 10.000 metri quadri. E voglio dire eh, il, il metro per verificare quanto e come eh, stiamo segando il ramo su cui siamo seduti è dato dalla, dalla matrice che, che siamo fatti d'acqua. No? Siamo in mezzo all'acqua e eh, se noi guardiamo eh, le, la, la, le, le risorse dell'acqua eh, e di superficie e dell'acqua sotterranea, noi vediamo che eh, eh, c'è una contaminazione che contamina oltre il 50% delle fonti di superficie e, 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 che, le e che le rende eh, contaminazione che le rende non potabili addirittura, è che una delle prime cause è data dal mio mestiere, dall'agricoltura. Ora, io sono nato in un'epoca un dove c'era lo smog a Londra, no? ai miei tempi c'era eh, Seveso, eh, l'industria, mm -hmm. il traffico come fattore di contaminazione. Eh, una analoga eh, inchiesta, quella italiana, dell'agenzia ambientale che si chiama Ispra è quella della USGS am americana, che è l'agenzia ambientale, che ti dice che esattamente come per il DDT, queste nuove molecole insetticide sistemiche eh, persistono laddove sono protette dal, dai raggi solari e quindi nell'acqua. E eh, questa indagine su eh, il Missouri, il Mississippi, le acque del Midwest dove c'è la grande coltivazione, eh, ci dice che queste acque sono inquinate e quindi che in quelle acque non possono vivere gli organismi acquatici sotterranei che sono parte anch'essi come i lombrichi, come eh, la, la flora anaerobica aerobica, come le api del ciclo della, della natura. Eh, noi credo che abbiamo dato questo allarme con, uh, con uh, le api. Abbiamo aperto una grande battaglia, abbiamo ottenuto anche alcuni primi risultati. Ecco, di solito la domanda che facciamo è: se ha voglia di presentarci, dato che lei è il presidente di un'API, mm. e soprattutto come mai avete deciso di unirvi a questo progetto che è Be Life. Sì, eh, siamo partiti con questa battaglia eh, che ha detto c'è una causa, una causa c'è sicura con le altre sfighe, <ride> e <ride> questa causa. A questa causa possiamo porre rimedio. Tant'è che per la prima volta la comunità europea, a fronte delle evidenze scientifiche, perché ci sono anche scienziati eh, indipendenti e onesti, ha eh, riconosciuto che eh, queste molecole hanno un impatto eh, oltre il previsto, oltre eh, quanto è stato scritto quando eh, sono state autorizzate, e quindi le ha momentaneamente sospese almeno su una parte degli utilizzi, però. Nei nostri vigneti, nei nostri frutteti, nelle nostre campagne, tuttora queste eh, molecole sono utilizzate a, a, a IOSA e l'Italia è sul podio Bene, per ecco le varie tipologie. Come quando, noi abbiamo un'agricoltura che è eh, eh, oro per gli insetticidi in Europa, siamo i più a, primi. oro, argento e bronzo a seconda delle caratteristiche. Ebbene, allora è nato un movimento, eh, questo movimento. Dice, eh, vogliamo che eh, le api vivano, che le api possano produrre, perché eh, eh, sono il segnale, il termometro, che quell'agricoltura che facciamo è un'agricoltura compatibile con le forme viventi e quindi anche col nostro futuro. Senza quelle forme viventi non c'è il nostro futuro. E, eh, è Avete già so raggiunto degli obiettivi, siete riusciti a cambiare un po' l'opinione? Sì, abbiamo posto il problema fuori dall'ambito ristretto agricolo, eh, nella società è quello il nostro obiettivo. Parliamo di insetti e ne parliamo per una volta bene, non sono soltanto un timore, sono dei, eh, dei compagni della nostra vita e eh, ci aiutano a capire che. Se quello che facciamo è giusto o meno è nata un'associazione di giovani, io eh, sono fuori eh, per ragioni <ride> anagrafiche, eh, che si chiama B Generation, che ha lanciato eh, questa campagna usando la cosa più semplice e abbordabile per chi è squatrinato ed è piccolino come le api, e cioè i, i social network, e eh, questa associazione. Eh, eh, si dà proprio l'obiettivo insieme ad altre associazioni artistiche in tutta Europa di porre il problema e chiedere soluzioni. Eh, io credo che possiamo arrivarci perché ehm, abbiamo in mano questo termometro e eh, adesso eh, questa associazione, che si chiama B-Generation, eh, per fare un lavoro tecnico-scientifico nelle sedi opportune che sono a Bruxelles, perché si parla sempre male dell'Europa, poi in realtà eh, eh, ci sono anche sensibilità e, e, e ragionevolezza nel, nelle istituzioni, eh, in, in collaborazione con gli scienziati indipendenti, quelli che non sono pagati dalle multinazionali, certo. perché questo è il, è il grosso mm -hmm. punto, eh, si sta cercando di mettere a, a, a punto delle regole diverse per autorizzare le molecole in agricoltura. Quindi eh, la soluzione secondo te quale potrebbe essere? La soluzione non so, è. l'agricoltura biologica potrebbe essere un la, aiuto. La, la soluzione è esattamente come ai tempi del nucleare. Io ho i miei anni e quindi mi ricordo quando si diceva o l'energia sarà nucleare o non sarà e torneremo al buio di notte. Ci è voluto Chernobyl, Fukushima e oggi. La Merkel, che voglio dire, non è con Bendit, ha un piano per cui la Germania entro pochi anni avrà, sarà basata solo su energie rinnovabili. No? Allora, eh, io dico: la soluzione è non accettare questo out-out per l'agricoltura, che è quello: o si fa così e potremo sfamare eh, le bocche sempre più eh, numerose dell'umanità, oppure la fame. Ecco, io dico apriamo una discussione e costruiamo un'agricoltura diversa. Il biologico è sicuramente un approccio che è più connaturato con la, con la vita, ma credo che ci possano anche essere altre attenzioni, altri modi, esattamente come nel caso... Il dato di fatto è che si deve aprire un, una coscienza, un dibattito su questa cosa okay. e noi su questo ci stiamo, diamo il nostro contributo e diciamo, signori, sostenete che è un'agricoltura sempre più verde, la nuova politica agricola comune si chiama green addirittura, a noi sembra black, ma più black di così se muore proprio. <ride> ecco. eh, se è green, un metro è semplice, le api devono poter vivere e produrre, questo è un, un buon metro okay. economico, così non è, non è così nei nostri frutteti, pa tanto per dirne una, quest'anno la Valtellina, qua siamo, <ride> le mele della Valtellina si sono dimostrate incompatibili con le api, così come è successo anni fa con il mais del Cremonese, dell'Odigiano, della mia pianura alessandrina. Ecco, questo vale anche per molta parte del vigneto e del resto del fruttetto, cioè le nostre eccellenze, le nostre culture specializzate il più delle volte sono incompatibili con le api. Questo è il segnale. Costruiamo un'agricoltura che sia diversa. Io credo che questo sia possibile, basta prendere coscienza del problema e, e porsi rispetto alla complessità del vivente in un modo certo. un pochino, un pochino meno prepotente e autoreferenziato all'oggi, perché questo è il dramma. Oggi si guarda soltanto quanto hai prodotto di più. Con questo sistema all'ettaro, tot quintali in più che con l'altro sistema. Ma quanto hai distrutto della fertilità eh, di domani? È una bella domanda. Certo. E, e io credo che il tema della fertilità sia un tema che tocca noi umani certo. e tocca sempre di più eh, eh, non soltanto noi umani, ma eh, più in generale eh, eh, l'insieme della vita. E penso che le api possano essere un modo. Per eh, porci il problema. Noi con questa associazione eh, devo dire: cerchiamo di fare quello che possiamo fare perché siamo piccoletti, però abbiamo raccolto fondi, paghiamo eh, del lavoro tecnico-scientifico per portare nelle sedi opportune la, la, la testimonianza e l'informazione e, e la conoscenza, perché questo sì, è il eh... problema, condividere conoscenza, altrimenti continueremo. In agricoltura a fare quello che si è fatto per il tabacco. Per decine di anni c'è stato chi ha sostenuto che il tabacco non faceva male. Cioè. E invece oggi dobbiamo imparare che ci sono delle nuove malattie, che sono le malattie sociali e eh, ambientali. E questo è evidentemente un segnale che ci riguarda e, che, e su cui, come per il tabacco, forse possiamo fare qualcosa. Perché qua, finisco. L'altro giorno mi ha fatto impressione Veronesi quando ha detto il cancro al seno si può combattere, basta la prevenzione. E io ho detto bravo Veronesi. Poi però ho guardato la notizia che è uscita dopo due giorni e dopo due giorni si era scritto il cancro al seno è in grande crescita ed è in grande crescita per le eh, under 30 anni, se, per, le, per le giovani donne. Allora mi sono detto... Stiamo facendo grandi passi avanti per controllare il cancro, ma nessuno dice che il cancro aumenta. Sì. Allora io credo che certo. le 140.000 tonnellate che sono sparse in modo irresponsabile nelle nostre campagne di chimica tossica, tossica perché tossica. stiamo parlando di veleni, non esistono veleni intelligenti, non esistono armi intelligenti, certo. eh, io credo che possano essere una delle componenti che motivano anche questo incremento di patologie nell'immediato e di mancanza di futuro per la fertilità nel domani. Assolutamente, Quindi diffondere per conoscere. Sì, esatto. Condividere, esatto. mettere lì il problema e vedere insieme come, certo, certo, nonostante i miei anni, ho molta fiducia che si possa <ride> e come risolvere. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qua in trasmissione con noi, adesso tu devi, devi scappare e proseguire. Mi scuso. Ci mancherebbe. Sicuramente ti vogliamo ancora ospite della nostra trasmissione, magari anche di altre trasmissioni che abbiamo dedicate all'ambiente. Adesso, grazie, grazie. qualche istante di pubblicità e noi ci vediamo fra poco. Bentornati di nuovo in studio con me e le mie due ospiti, Rosetta e Betty Allora, adesso, come vi ho presentato prima, Betty è la prima volta che la vedete nella nostra trasmissione, ma anche noi ci speriamo di poterti riavere in studio per parlare del tuo progetto, perché in quattro mesi tu sei riuscita a, a creare un piccolo business, passami il termine, ma per gli animali, sì. dedicato soltanto agli animali. Allora io adesso ti lascio carta bianca perché comunque anche la prima volta che ti ho sentita ero veramente presa dai tuoi racconti. Tu hai avuto una vita davvero piena, hai viaggiato tantissimo, quindi hai potuto vedere il mondo, però la tua passione sono sempre stati comunque gli animali, quindi sei, sei riuscita ad unire questa, questa vita, come posso dire, ricca sì. e sei riuscita a trasformarla in un aiuto sì. per gli animali. Ma è nato tutto, come ti dicevo, per caso e nemmeno io pensavo di arrivare dove sono arrivata. Sono folle, avrei potuto immaginarlo, però non, non ero ancora cosciente della mia follia come ti dicevo è nato tutto perché ho passato un periodo per malattia non tanto bello, diciamo così, e allora la reazione è stata esattamente come sono io. Io vedo sempre le cose positive e dico "Aspetta, questo è un messaggio". Così abbiamo deciso io e Paolo, io e mio marito, di adottare perché io dicevo se io poi ho dei problemi, mio marito ha bisogno di un amante e quindi l'amante migliore di mio marito è un cane, secondo me. <ride> Così abbiamo deciso di adottare Vittoria, Vittoria non l'abbiamo assolutamente scelta, Vittoria arriva dal Meridione, dov'e ti dicevo c'è una problematica di randagismo che nemmeno noi, ma ne nemmeno io immaginavo perché non conoscevo e abbiamo così guardato e incontrato per caso questa associazione che io adoro e che tu conosci. Assolutamente sono stati anche i nostri ospiti. Esattamente e che è l'Australian Shepherd in Italia. E così ho chiamato e abbiamo detto, noi vogliamo adottare una cagnolina, non la vogliamo scegliere, quello che arriva, arriva, come se aspettassimo un bambino, quello che arriva, arriva. E così da Latina è arrivata Vittoria. Eh, Vittoria ha fatto praticamente una staffetta per arrivare da noi, grazie all'associazione, quindi ha fatto Latina a Roma, Roma a Firenze, Firenze alla Spezia. A Genova è arrivata, noi abbiamo chiuso bottega, siamo andati a prendere la nostra bimba. E da lì, ehm, e per tanti altri motivi, perché poi tutto è scoppiato, ti dico in pochissimo tempo, ho detto vabbè, adesso facciamo qualcosa per questa associazione. E da tempo, proprio per, perché ho incontrato persone, anche tra virgolette, sofferenti, io raccontavo tutte le cose che, che mi succedono quando viaggio. Io viaggio da quando ho 14 anni, ho viaggiato tanto da sola, viaggio con, con mio marito e purtroppo io in ogni posto che vado combino qualcosa. Chi mi conosce, eh, lo dico sempre: o uno mi vuole bene o non mi sopporta, ma non è che me le cerco le cose, le cose arrivano. Così, mentre si faceva terapia, si faceva, io raccontavo e tutti ridevano, poi arrivava gente, io poi coinvolgevo, scherzando, una persona mi dice: Ma scusa, scrivile. E io dico: Ma io non so scrivere. Infatti, io dico: Io non sono una scrittrice. no? Cioè, scrivile come le racconti. Così, ovviamente, ho chiesto i fondi a Paolo. E poi Paolo è bravissimo a disegnare, cioè proprio lui è veramente bravo, ho detto va bene, adesso facciamo il primo libro, iniziale un'altra delle tue. Questa cosa, abbiamo fatto il primo libro e come ti dicevo ho detto va bene, faccio 150 copie in modo tale che se non le vendo le regalo ai clienti, io cosa ne faccio di queste copie. Quando è arrivato il libro eh, non ci credevo perché dicevo oh, ho scritto un libro soddisfatta, non posso dirlo a nessuno perché non ho nessuno, però ero soddisfatta e nel giro di un mese eh, quasi due ho venduto 500 copie. Tutto il ricavato va per aiutare queste, diciamo, questa ecco, associazione ehm, in stalli, in recupero, per esempio con una parte del libro abbiamo recuperato una, caccio, una cucciolata di 10 cani. Io do proprio i fondi per poterlo fare, per poter sterilizzare, per poter fare dei servizi. Quindi quando Marta, quando Alessandra, quando Lorenza mi dicono c'è questa problematica, arriva Superbetti e dice i fondi ci sono. No? Come ho venduto i libri? È un passaparola. Io sono, mi sono proposta, alle, le prime volte veramente andavo a chiedere a porta a porta, compratemi un libro, <ride> ma non per la Betty, per la, può servire. Dico una cosa che forse non si può dire in televisione. Paolo dice che è un libro formato bagno perché sono tutte storie molto brevi. E uno le prende e dice: Vabbè, una ci sta e se la legge. È piaciuto molto e questa cosa mi dà soddisfazione, ma non per me. Mi dà soddisfazione perché ieri è arrivato il secondo, vorrei superarmi nel primo. E nel secondo sono stata un pochettino più vera, perché nel primo dicevo non posso dire che sono stata arrestata qua, cioè non viene più nessuno da me in negozio. Ma poi c'è un motivo per cui sono stata arrestata, e poi alla fine eravamo tutti amici, si mangiava. Eh, Paolo, che è esattamente il mio contrario, mi dice ogni volta: Betty, andiamo in questo posto, è chic, mi raccomando. Non più me lo dice, più mi agito, e sicuramente succede qualcosa. Cade qualcosa. Con questa Dai, raccontaci cosa. Raccontaci un aneddoto: guarda, gli eh, dei... aneddoti qua ce ne sono tantissimi, perché ho, ho messo un po' a caso. Quelli da piccola per far vedere che sono così da sempre, perché sa, uno può dire che è successo qualcosa dopo. <ride> quelle quando non conoscevo Paolo, quelle con Paolo, che in tutte logicamente mh, ci si riconoscono le persone, quindi è tutta la verità quello che scrivono. E quando si leggevano dicevano: No, non puoi avere scritto anche quella. E eh, se no, cioè, non, non rendeva la storia. E, mh, Tante quella storie, che ti ricordi ma in questo momento? Guarda, una. quelle che piacciono di più ai bambini, logicamente, sono legate ai cagnolini. Sono legate al fatto della mia cucciolata, il fatto che eh, quando abbiamo. Per me, ehm, la cosa più bella è stata che Sissi si è innamorata di Balto al bar, che era un, è stato un incontro di baci. E poi, da quel momento lì, logicamente, Sissi aspettava i cuccioli. Io ho iniziato a fare tutto un filmato. Da quando si baciavano, a quando si sono incontrati, che gli ho messo tutte le candele, l'acqua gazzata. È tutto filmato, no? Quando sono nati, quando ho messo fuori dalla bottega i quattro fiocchi e le persone pensavano che avevo avuto quattro bambini, mi dicevano: informa la signora io si in forma, è stata difficile la notte era per i cani al fatto che ho fatto fare le bomboniere cioè queste cose le racconti no? per me sono cose normali tu vedi le persone che dicono sì, è ricoverata in qualche clinica specializzata <ride> oppure nei viaggi nei viaggi a Los Angeles che era il mio sogno non era Los Angeles logicamente vabbè mi hanno girato polline. io dappertutto mi ricordano ho tanti amici sparsi per il mondo e anche lì li ho spediti quindi è bellissimo no? e siamo andati in un albergo più bello di Los Angeles che aveva una moquette bellissima, il mio sogno era correre su questa moquette. Il problema è che l'ho fatto in mutande e canottiera e c'era un convegno qua c'è scritto di una famosa persona in questo si è aperto le porte del, dell'ascensore e io cantavo avanti e indietro e questi che mi guardavano, tutti elegantissimi, io che salutavo e dicevo no, non è vero, ditemi che non sono io. Cioè tutte queste cose se, che possono succedere a tutti, almeno spero una parte. E, non so, avevo giurato il falso che okay? io avevo fatto usci d'acqua, mai fatto in vita mia, però io volevo provarlo. Quando siamo arrivati in Messico, che era il mio momento, oh, re, mi sono resa conto che doveva e essere testato perché c'erano i coccodrilli nel fiume e io ormai non mi potevo più tirare indietro quindi c'era mio marito che rideva sperando secondo me io che ho assunto un'espressione nelle foto che sembrava chissà l'ho fatto lo stesso perché non ho detto, però ho tremato per due ore cioè io delle cose così no? Semplici, ma anche cose che sono successe in negozio che i miei amici dicono nella tua battega ci, sono, cioè ci sarà qualcosa che attira le persone non tanto a posto Probabile sono io, però va bene. Quindi prende la vita Quindi, come un gioco. No, la vita deve essere presa. Io quello che dico è quando io lo racconto o quando qualcuno legge e mi dice l'ho letto sull'aereo, l'ho letto in metropolitana e tutti ridono, io già ho già esatto, ottenuto la mia moneta. Certo. Cioè Quando mi dicono hai fatto ridere, per tanti è una cosa. Certo. No, sorridere e ridere ti dà tanta carica, no? E poi è contagioso. Sì, sì. Infatti, anche come ti dicevo, nella prefazione, io scrivo: per me le persone quando ridono sono tutte più belle. E poi la cosa vero. che piace sempre, dico vorrei che tutti i cani sorridessero perché felici e sì. i cani sorridono, quando i cani stanno bene sorridono, li vedi proprio sì. dell'espressione che il padrone è esattamente. Ed è quello perché io ho fatto questo, perché voglio che tutti i cani iniziassero a sorridere. E la cosa che dico sempre è che mi chiamo Betty e non sono una scrittrice perché se no qualcuno poi sai. Mm -hmm. E, e ho raccolto le mie avventure con il desiderio che molti le leggono come farebbe un bambino, semplicemente per divertirsi. Metti da quest'idea poi ne sono nate tante altre. Sì, da lì è stato l'inizio. Da quello ho cominciato a fare degli aperitivi in bottega, dove la particolarità dell'aperitivo è che venivi logicamente invitata, ma dovevi portare delle scatolette o del cibo sia per cani, per gatti, è arrivato anche per conigli, va bene tutto. Al che ho detto se questa cosa funziona inventiamoci qualcosa di più. Allora ho fatto la prima lotteria dove eh, le persone portavano il cibo e io davo un biglietto. È stato bellissimo perché ehm, le botteghe vicine, ma anche di paesi limitrofi, quindi non solo a Loano, eh, hanno cominciato a dire guarda io metto un premio, metto un premio, per cui alla fine avevo più premi che biglietti dati, tutti contenti, abbiamo fatto tutti felici e abbiamo raccolto in quell'occasione. Cibo che ho donato a un'associazione che aiuta a legattare e le persone che sono in difficoltà col cibo, che è un momento particolare. E la cosa mi ha veramente entusiasmato, così tempo zero ho detto se ne fa un'altra, ed è quella che i giornali hanno apprezzato tantissimo. Allora volevo fare qualcosa un po' più chic, allora ho detto, visto che ho tanti amici bravi, tanti amici che insomma sono delle persone valide. Li ho chiamati, ho detto: Ok, donatemi o dipingete un quadro. Sono arrivati tantissime opere, delle opere eh, quotate, delle opere sono arrivate addirittura dalla Russia, mi sono arrivate delle opere da Bali, delle opere da. cioè, quindi la cosa non riuscivo più a gestirla perché arrivavano tutti questi quadri, io contentissima. Li fotografavo e eh, ho fatto un'asta, un'asta che è stata battuta in scatolette. La cosa divertente erano le persone che me le hanno donate, che mi chiamavano, non faccio nomi perché se poi scordo qualcuno mi spiace, certo. ma però persone quotate, che io avevo il quadro e dicevo ho un quadro nel mio negozio di questa Betty, dimmi perché in euro so, ma in scatolette quanto vado? Noi dicevo eh, guarda Romola, siamo 500, no 500 e poco scatolette, mi devo impegnare, cioè era bellissima questa cosa e eh, il record è stato che abbiamo battuto un'asta e raccolto mezza tonnellata di cibo. Mezza tonnellata che ho eh, diviso in parti uguali, ma facendo una festa sono stati i miei clienti e chi è venuto in quest'asta a decidere dove donare certo. questo cibo, quindi sono andate ancora a gattare, a persone e due canili, un canile che era in difficoltà veramente in quel periodo. Non li ho neanche quasi avvisati, io sono partita con tutte le mie scatolette, sì, sono stata fermata, cioè, ma va bene, uguale. <ride> e quando sono arrivata è stato bellissimo: proprio l'interazione tra questi ragazzi giovani che gestiscono il canile. Io che ho un rapporto col canile, amando gli animali pesante, non riesco, io dicevo: betti, fatti forza perché devi entrare. Da quella cosa è nata un'altra cosa, perché parlando con chi gestisce sì. il canile mi dice: Guarda, qui in provincia di Cuneo fa molto freddo. I nostri cani d'inverno hanno molto freddo e allora dico: Cosa serve? Mi cioè, servono le stufe, ma le stufe a legna. Allora è bastato solo il tratto di due ore e mezza che pensavo: Chi rompo le scatole questa volta? Chi posso? Comunque, le stufe le ho trovate. Ora il canile ha le stufe e siamo tutti felici e contenti. No? Queste cose mi hanno dato molta energia, ah, sì, certo. ma soprattutto la cosa bella è stata che ho unito tante persone che hanno voglia di fare, ma non sanno con chi fare. Certo. Io dico sempre, la cosa per me importante è far vedere che sono credibile e ogni cosa certo. che faccio dimostrarla. Poi ehm, è difficile che non parlo, perché io credo che davanti a un muro io parlo lo stesso, quindi coinvolgo <ride> le persone anche quando sono lì che dicono, ma veramente io non so. E infatti due giorni fa, che è arrivato il libro, già in bottega arrivano ed è fantastico. Però poi pensando, dicevo, eh, io sono, sono ah. un ottico, io vendo occhiali. Ah, ecco. <ride> Ma non è, è una bottega abbastanza particolare vabbè. e ho pensato le donne, quasi tutte a parte me forse, abbiamo tantissime borse che non si usano ok, donatemi una borsa io la trasformo in scatolette e, e due giorni, se uno va nella mia pagina di Facebook in due giorni ho 40 borse non so quante borse raccoglierò e abbiamo paura di dove metterle <ride> però queste borse che è una cosa carinissima eh, ho deciso eh, insieme alle amiche Intanto facciamo questa asta delle borse, se dovessero Poi, avanzare certo. facciamo una festa perché comunque ho la fortuna di avere un DJ, anzi veramente sono due amici che sono due compagni che vengono a fare le feste col DJ, quindi una cosa particolare, faremo una festa e le ultime borse le daremo alla festa. La cosa che ti dicevo era che la prima festa avevo 29 persone che secondo me erano abbastanza, no? però siamo in Liguria, la gente non aveva capito se la scatoletta bastava e ho detto vabbè però era un successo. L'ultima festa eravamo in 350, hanno dovuto bloccare la via e da lì ovviamente sono arrivati i giornali a chiedere cosa sta succedendo, bene, bene. perché, e grazie a chi mi ha aiutato a scrivere un articolo, grazie a te che io oggi sono qua, grazie a persone... Che hanno scritto di me, ma io non lo sapevo, e mi è arrivata una rivista. Parlano di me benissimo, ma non mi conoscono. <ride> Però è stato veramente perché, anche dal Piemonte, il eh, mese prossimo andrò in Lombardia. E mi chiedono, vieni semplicemente a parlare. Perché il mio motto è: scusa, copiatemi. Per cioè, favore, copiatemi quello che faccio. E mh, è venuta pochi giorni fa una persona splendida. È venuta fino alla bottega, mi ha detto sono qui per avere il permesso di copiarti. A me questo è emozionato, eh, può darsi certo. un'altra persona. Ho detto non c'è problema, iniziamo con i quadri. Gli ho già fatto in modo di, di donarle 15 quadri, lei non ci credeva. Mi ha detto no, no, ti voglio aiutare anch'io, ma te ne arriveranno altri. Tu fai quello che ho fatto io e secondo me migliori, perché puoi solo migliorare la mia idea. Però quello che voglio lanciare è... Mh, Tante cose, io ho parlato di quadri, ho parlato di una lotteria, ho parlato di borse, qualsiasi cosa che Puoi a noi costa zero, ma sapere che la tua borsa ha comunque sfamato 10 certo. cani o 5 gatti ti fa sentire orgogliosa. No? sì. E funziona, funziona perché io quando avevo mezza tonnellata di cibo, di cibo. in negozio, le persone entravano che non sapevano, dicevano, Originale l'idea, occhiali e cibo per animali, bella questa bottega. Io dicevo, no signora, la parte di lì, persone che uscivano e mi portavano qualcosa, cioè andavano a comprare per partecipare a questa cosa. Tu eh, sei davvero generosa a dire copiatemi, ma penso che sia difficile perché tu veramente sei un vulcano di idee, sei bravissima, riesci a, no, cosa, a coinvolgere proprio le sai persone. Sai che cosa, probabilmente lo sento tanto mio, mi dà tanta carica. Però ho visto che persone spente, uso questo termine, ma per moltissimi motivi, certo, perdi il lavoro, certo. una, non essere solo una malattia, perdi il lavoro, perdi il compagno, certo. tante cose, che e che le vado a cercare. No? Infatti, quando chiamo, dicono dimmi cosa vuoi. E io dico, guarda, questa un po' me la invento di coinvolgerla, e poi sono quelle che mi, mi aiutano tantissimo. Quando facciamo anche questi big, piccoli briefing dove io faccio foto, anni 50, cioè non c'è mai una roba normale, no? domenica questa facciamo un'altra performance in bottega, eh, vedo le persone che mi dicono: Ti prego, posso portare la mia amica? È, capito? È bellissima questa cosa. Considerando il fatto che eh, il Paolo, mio marito, è esattamente il mio opposto, mm -hmm. quando mi dice domenica, gli ho detto: Ma no, faccio una piccola. Io sono in montagna, cioè, lui sparisce <ride> perché sa che la ti piccola lascia. festa vuol dire almeno 12 torte. Perché io poi chiamo le amiche torta per domenica, arrivano le torte, mm -hmm. poi non è più una bottega. Però questo entusiasmo eh, secondo me ti coinvolge. Ed è bellissimo che a volte sono lì che penso e mi dicono: La prossima stai già pensando. adesso sto pensando eh, la riba che devo pagare settimana prossima? Come faremo? <ride> è questa la cosa certo. fondamentale. Il Io, tuo sogno, ne hai già realizzati tanti? Eh, immagino. Mio sogno, no, guarda, c'è cioè, qualcosa che ancora. Sì, il mio sogno sarebbe mh, mio e anche di Paolo: poter avere una fattoria sì. e ricevere i cani anziani, i cani che. Secondo me eh, pur mh, che ben gestito un canile non devono morire in canile. Cioè questa mia allegria vorrei trasmetterla, io ne ho tre di cani e non credo che siano cani normali, perché questi sono cani un po' così, li riusciamo a coinvolgere anche con bambini che hanno difficoltà, bambini portatori di handicap, quindi tante cose. Poter avere una fattoria, quindi se qualcuno vuole donarmi una fattoria io la prendo in qualsiasi parte d'Italia, e fare questa cosa, cioè organizzare e fare tutte cose a costo zero perché veramente a parte il periodo, le difficoltà economiche, se doni qualcosa che per te è superfluo, ti fa sentire ancora più importante, cioè, secondo me. Quindi sì. quando vedevo questi quadri, ma anche amatoriali, cioè io ho battuto, io in senso ho battuto un quadro di una bambina, di Ilaria e questo quadro è stato adottato da una psicologa che abita a Torino perché a lei è piaciuto molto questo quadro. Io vedere la bambina, cioè mamma, io, il mio quadro è stato battuto a 70 scatolette, capisci che io adesso dovrò farla pittrice da grande, cioè non volevo sconvolgergli la vita, però ha dato. oppure il bambino lo che. Stimolo. lo stimolo, bravissima. Il bambino che non ci credeva, che mi porta il quadro e mi dice: Beh, ti questa qua è una schifezza. Mi preoccupare, sta schifezza vale è stato adottato da una mamma da, e certo, da... Certo. la cosa è stata bellissima perché quasi quasi prendevo più scatolette da quelli amatoriali che, che da quando dicevo questo quadro la... e tu dicevano ma no questo è troppo importante ma come troppo importante qua le scatolette servono quindi questi no? aiuti poi vanno a questi canili privati o comunali no 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 io al canile di finale che è un canile non è al come... canile è un... di busca e sì, poi ma sono canili comunali o comunali o gestiti anche da privati perché questo canile per esempio di finale non ha più i supporti dal comune, non ci sono più soldi, allora le volontarie lo gestiscono loro facendo ovviamente delle collette, delle collette ho alimentari. Detto. Anche lì ho conosciuto persone splendide. Infatti, quando mi dicono la tua famiglia, la mia famiglia sono tutte queste persone. Io veramente, non per vanto, perché non è grazie a Betty, eh, ma grazie a chi mi ha seguito, da marzo ho iniziato tutto a oggi ho raggiunto. Delle robe che dico se vado avanti esatto. così, io lo, cioè, voglio fare di più. Infatti, quando è arrivato il secondo libro dico: Vabbè, il primo sono stata brava in due mesi, questo mi devo superare. No? Esatto. E la cosa bella è che io l'ho pensato, eh, davvero c'è cioè, testimonianza: arrivo in negozio, c'era già un giornalista, dico: no, cavolo, allora la testo, cioè, sono anche è bello quello perché le persone che mi hanno conosciuto si ripropongono. Io capisco per me. Un articolo su un giornale certo. è tantissimo. Certo. Venire in televisione per me oggi è una festa. Certo. E quindi sfruttare in senso buono le possibilità che gli altri ti danno. Certo. Paolo dice: Se un giorno stai zitta tutto il giorno ti faccio una, un assegno di quelli, ma non riesco. Cioè. <ride> e chi volesse aiutarti che adesso ci sta seguendo da casa, come può fare? Allora, io nel libro ho messo che per me Facebook è stato molto importante, usato in questo modo, secondo me è un veicolo gratuito, è un veicolo che arrivi. Sono arrivata in Africa, quindi va benissimo. Cioè, eh, la mia pagina che è Betty Bellani, quindi è facile. O se no, le avventure dei Bertos, perché Berto è il nome del mio negozio, è diventato Bertos. Guarda che e arriva, arriva Vittoria, intanto, pian La pianino. mia Vittoria, di chi vieni? Che lei e è la cagnolina che si è dotato da Lasri. E che è esattamente, è iniziato tutto da Vittoria. E quindi se mi contattano, ma veramente per me sarebbe favoloso, perché chissà quante idee ci sono persone che dicono "Ma cavolo, forse la mia idea si può realizzare, io ci provo". E Vittoria mi dà una mano incredibile. Certo. Va bene, adesso abbiamo la rubrica Zampe pulite e poi esatto, qualche istante sì. di pubblicità che ritorneremo di nuovo in studio. Benvenuti a Zampe pulite, la rubrica sui diritti animali delle associazioni Gaia Animali e Ambiente e Oipa Italia che eh, racconta storie, ma raccontando storie cerca anche di spiegare un pochettino le leggi, le normative che riguardano il corretto rapporto tra uomini e animali. E oggi abbiamo deciso di parlare di adozioni. Parliamo di adozioni perché sono sempre tantissimi i cani gatti che hanno bisogno di un'adozione. In particolare oggi parliamo di Kim. Quindi raccontiamo un pochettino la storia di Kim, uno tra i tanti in cerca di adozione. Allora, Kim è un bellissimo pastore tedesco, è un pastore tedesco maschio, è un pastore tedesco eh, di 9 anni, quindi non è un cuccioletto, è un cane già adulto. Ma a noi piace fare gli appelli per l'adozione di cani adulti perché. Perché dei cuccioli non si sa come sarà il loro carattere, invece dei cani adulti lo sappiamo. E sappiamo che Kim è un, un simpaticone, è un cane gentile, è un cane che va d'accordo con le persone, va d'accordo anche con i cani femmina un po' meno con i cani maschi, um, ed è, sappiamo che è abituato in appartamento, quindi è bravissimo. Perché sappiamo che è bravissimo in appartamento? Perché lui per tutti i, i nove anni della sua vita ha vissuto in appartamento. Cosa è successo? È successo che purtroppo la sua proprietaria è morta, non c'è più, e i parenti non possono tenerlo, lui abitava soltanto con la sua proprietaria. Quindi adesso, tra virgolette, è passato in eredità Poverete. ai parenti, ma non possono tenerlo per tutta una serie di motivi. E allora facciamo questo appello. Ehm, è già il terzo appello che ci viene fatto, che, che arriva all'ufficio diritti animali del Comune di Peschiera Borromeo col quale collaboriamo. e Stanno diventando sempre di più, tra l'altro, le richieste di cessione di cani adulti. All'ufficio di diritti animali o alle associazioni animali. Ma per farlo, poi, poverino, morire in una pensione o comunque in un canile per il resto della sua vita. Hai detto bene, Claudia, perché eh, Kim eh, è appunto un cane adulto, ha nove anni, per, per tutti i nove anni della sua vita ha vissuto in appartamento, noi non vorremmo mai che finisse in rifugio, in canile, eh, come sta rischiando di fare e poi i cani adulti sono difficili da far adottare. Eh, e quindi l'appello all'adozione. Ma l'appello all'adozione di Kim ci eh, dà lo spunto per parlare appunto di adozioni, adozioni. Perché le adozioni. Non è che uno arriva, alza la mano e dice va bene, lo voglio adottare io e noi glielo portiamo. Ci sono tutta una serie sì, di, di cose sì. da fare, vero Claudia? Sì, infatti siamo qua appunto per darvi dei consigli pratici proprio perché adottare cane gatto come anche qualsiasi altro animale è molto bello, però comunque comporta dei doveri da parte nostra. Eh, in particolar modo noi come diciamo, attivisti animalisti e, e partecipanti di associazioni consigliamo comunque sempre a eh, coloro che mh, passano anche buone ore della propria vita quotidiana nel cervello di cercare casa a canne e gatto, comunque qualsiasi animale che... Com comunque, vuol dire proprio un lavoro vero e proprio yeah. di tutelarsi. Questo come? Quando decidiamo, quando possiamo dare in adozione un animale? L'importante, se siamo un volontario, come anche un'associazione animalista, è quello di redigere un vero e proprio accordo, non spaventiamoci della parola, ma di un contratto, proprio un contratto di cessione dell'animale, quindi anche fare proprio due righe scritte nel quale me verrà messo comunque il nome dell'associazione dell o comunque del volontario che cede l'animale e del soggetto che in quel momento decide di. Occuparsi dell'animale eh, provvisoriamente o poi speriamo che vada bene, diciamo, eh, la, il rapporto, comunque, la, mh, insomma, sì, il rapporto tra le due parti sì. anche per tutta la vita. E quindi in questo caso eh, consigliamo, ripetiamo, di scrivere proprio due righe nel quale viene specificato l'animale, eh, i soggetti, quindi eh, sia i dati del, dell'affidante del, dell e dell'affidatario e soprattutto, come anche Edgar eh, tiene sempre a precisare, eh, di dare un periodo, eh, possiamo dire, di Può essere brutto diciamo, questo termine, però è importante verificare che la persona che prende eh, l'animale in affidamento sia idonea e quindi fare dei controlli sia prima che dopo l'affidamento e nel momento in cui passa diciamo, questo periodo di prova allora passare all'adozione definitiva. Questo per tutelare l'animale, esatto. per tutelare l'associazione o il volontario che decide di affidare l'animale stesso e poi anche la persona che, eh, diciamo... Eh, si dà, dà la disponibilità di adottare, di prendere in affido l'animale stesso in modo tale che eh, possa dimostrare una propria, una propria capacità. Quindi Claudia, eh, per esempio, Gaia quando fa le sue adozioni ha proprio un modulo di adozione, che è questo contrattino che, di cui tu parlavi, che è eh, due paginette di contrattino, nella quale appunto si dice io mi impegno a tenere, nel caso di Kim per esempio, Kim eh, in maniera consona al suo benessere etologico, insomma si firma questo, questo contrattino, tra l'altro, non bisogna spaventarsi, le no, associazioni fatto, come Gaia. Sì. Fanno anche delle interviste alla persona che, che dice: Benissimo, io voglio adottare Kim o qualunque altro cane o gatto. Facciamo delle lunghe interviste proprio per cercare di capire la famiglia o la persona che abbiamo di fronte, perché conosciamo l'animale eh, e quindi cerchiamo di conoscere la famiglia proprio per accoppiare eh, diciamo le due entità. Eh certo, per fare in modo che si, trovano, <ride> sì, si sì. possano trovare bene e quindi poi non venga restituito. E a tutela per della famiglia. Entrambe le a dell'animale stesso. Anche Quindi, le esperienze insegnano, qui, che purtroppo. Eh sì, che noi, li noi ne abbiamo tanta. per cui facciamo anche firmare questi moduli di adozione che sono veri e propri contrattini per tutelare tutti quanti, così siamo tutti quanti contenti. Mi raccomando, per adottare Kim... Eh, è possibile scriverci eh, una mail segreteria.gaia@fastwebnet.it oppure trovare informazioni sul sito www.gaiaitalia.it per Kim o per tanti altri caniogatti. Ma per tanti altri caniogatti si può andare anche sul sito di, si di OIPA. Si può andare su OIPA e soprattutto vi vogliamo dare dei consigli su come redigere questo modulo e come potervi tutelare sul sito www.oipa.org. Ciao, ci vediamo alla prossima. Zampe pulite. Ciao. Dal 1995 Gaia Animali e Ambiente Ollus si batte a Milano e in tutta Italia per difendere gli animali, l'ambiente e la salute umana. Le battaglie di Gaia sono sempre dirette contro i nemici della vita e volte ad ottenere risultati concreti. Sono migliaia gli animali salvati da tortura, abbandono e morte grazie al nostro impegno. Sono centinaia i cani e i gatti ricoverati e accuditi con l'adozione a distanza. I libri di Gaia, Gaia Lex e la nostra newsletter informano e aiutano le persone e le istituzioni che difendono gli animali. Manifestazioni, blitz, occupazioni, libri, denunce, studi, adozioni, salvataggi, cure veterinarie. Questo e molto altro è il mondo di Gaia. Aiutaci ad aiutarli. Sostieni Gaia con il tuo 5 per 1000 e con il tuo contributo. di nuovo in studio, adesso prima di parlare con Rosetta Facciolo vorrei leggervi questa notizia. Pita, l'organizzazione no profit a sostegno dei diritti animali, ha deciso di mostrare al mondo con un video denuncia cosa accade all'Aragosta e ai Granchi prima di finire come cibo gourmet nei nostri piatti. La visione antropocentrica dell'uomo deve affrontare la realtà, non siamo gli unici esseri senzienti sulla Terra, questi animali non sono poi così diversi dagli umani hanno un periodo di gestazione di 9 mesi. Possono vivere fino a 100 anni e soprattutto sono capaci di provare dolore. Prima di finire nel piatto vengono spesso sottoposti alle più svariate crudeltà. Corpi lacerati in due che le staccate con la forza e scheletri ammassati in una cesta per ore. Tutto questo quando il crostaceo è ancora vivo. Il video, girato da una persona infiltrata nella cucina di un ristorante per assistere alla preparazione dell'animale, mostra in maniera cruda e diretta la violenza di questa pratica. Le conferme sulla capacità delle ragoste di provare dolore vengono dal mondo della scienza e smentiscono le affermazioni dei rivenditori. Quando si tiene un animale del genere in un cesto può soffrire di stress a causa dell'isolamento, del basso livello di ossigeno o al contrario del sovraffollamento dei corpi nel contenitore. La maggior parte degli scienziati concorre nel ritenere il sistema nervoso dell'aragosta un sistema complesso. Secondo Jaren G. Horsley l'aragosta non possiede un sistema nervoso autonomo che lo mette in uno stato di shock quando viene colpito. È probabile che senta di essere tagliata in due. Credo, continua, che soffra molto e che senta il dolore fino al punto in cui il suo sistema nervoso viene distrutto quando viene cucinato. Il problema è che nessuno scienziato è riuscito finora a trovare un metodo meno disumano di uccidere queste creature del mare. Un'altra crudeltà a cui sono sottoposte è essere tenute per giorni nelle vasche dei centri commerciali o dei ristoranti, con chele legate, in attesa di essere acquistate o cucinate. Anche il metodo solitamente utilizzato in casa, la bollitura in pentola, è stato definito dallo scienziato Gordon Gunter un'inutile tortura. Quindi riflettiamo prima di ordinare un piatto con dentro un essere che ha sofferto fino agli ultimi istanti della sua vita. Cosa ne pensi, Rosetta? Noi Ma, ci sentiamo sempre esseri superiori, crediamo che solo noi possiamo provare dolore. Anche tra esseri umani, è vero. <ride> noi stessi il siamo mio più dolore rispetto È più grande, è più forte del tuo. Il mio mal di schiena è più. guarda, il mio. È eh, oltre, eh, è oltre. È oltre. Però qui Quindi bisognerebbe rispetto soffermarsi. Oppure pensiamo agli animali che non, può, esatto, che non possono parlare. Esatto. Non possono ancora parlare. Però la nostra cultura ci ha indotto eh, che eh, tanti dicono: Io non mangio carne e si sentono a posto. Ma la carne, perché pensiamo alla vacca, al vitello, o, o è carne anche più pesce? Allora, eh, ed è difficile improvvisarsi eh, vegetariani. È difficile. Quindi bisognerebbe veramente stare coi piedi per terra e essere responsabili. Sapere che cosa noi stiamo mangiando. Adesso tu hai letto che stiamo mangiando e qualcuno ce lo conferma, tanti altri diranno che non è così: che cosa mangiamo? Sofferenza, dolore e cadaveri. Quando uno è convinto di mangiare queste tre cose, di sapere che le sta mangiando, io dico si accomodi pure a mangiarli. Però ne sei convinto? Sai che cosa stai mangiando? Ne sei al corrente? Ecco. Mm, anche qui, come diceva il signore che prima è andato via, il nostro amico apicoltore, mm, manca la conoscenza. Assolutamente. Per esempio: tanti, ma tanti, anche chissà quanti di noi amano gli animali e mangiano il pesce, e pensando che il pesce soffra di meno. Mm. O che volta, addirittura non soffra? O addirittura non soffra. Qualche volta è capitato anche a me, dico: ma beh, insomma, eh, stavolta il pesce, eh. poi. Però poi dico, è vero, non ha sofferto, l'ho mangiato e io chi sono e perché io devo mangiarlo. Ora quindi siamo sempre alle solite, dobbiamo conoscere per poi fare una scelta attenta e se non si conoscono non sapremo mai fare le scelte giuste bisogna perché dire... a volte seguono delle mode anche. assolutamente bisogna dire grazie a queste persone che si prestano e fanno queste investigazioni uno sì. degli esempi lampanti è l'associazione Essere Animali che più volte abbiamo avuto in studio che ha deciso di documentare i viaggi dell'orrore che subiscono i cavalli che arrivano dalla Polonia per arrivare fino al Sud Italia in Puglia. Quindi ecco a questo punto vorrei anche ricordarvi di firmare la petizione appunto sul loro sito viaggisenzaritorno.it ritorno.it per dire no alla macellazione del cavallo in Italia, perché noi dobbiamo Signora sapere so. cosa accade, cosa c'è nel nostro piatto, Bredissimo. tutta la sofferenza che precede la morte. Certo, questo però il cavallo è vero. Però facciamolo anche con la vacca. Cavallo, le mucche Facciamo assolutamente col non è facciamolo, in questo momento esatto, purtroppo questa, la, la, la petizione, petizione è legata solo e al cavallo, però facciamolo. sono convinta che la nostra sensibilità si debba allargare a tutti gli animali, non solo al cavallo perché comunque è un animale sensibilissimo, intelligentissimo, però eh, anche le mucche. Chi Com le conosce, chi le vive tutti i giorni per dire sono più o meno intelligenti? Certo. Pochi di noi hanno la possibilità di viversi una mucca, è ah, vero. Vicino a casa. Allora, io oh, il eh, maiale, ce ne sono tantissime. tantissime. Eh, io vado perché sono una gattara e vado nelle cascine. Trovo delle stalle meravigliose, eh, però mh, ricordo che ci sono ancora delle vacche alla posta. E da noi non mi pare, non conosco perfettamente la normativa eh, che controlla queste situazioni. Però abbiamo dei, delle, delle vacche che tutto il giorno sono in piedi legate. Con? Non legate, sono proprio totalmente. Immobilizzate. Vengono immobilizzate. La parola giusta è questa. Cioè, quindi voglio dire, non è possibile. Oppure in altra cascina recentemente. Ho visto le vacche libere, mai me, avevano la melma fin esatto. qua. Ora eh, io ho fatto le foto, le farò vedere a chi di dovere e le invierò. Ora, è un, un, per un mondo migliore... Noi dovremmo metterci veramente tutti insieme, senza dire io sono la più furbi, sono la più brava e come abbiamo detto prima la conoscenza ci libera, ci libera dai pregiudizi, ci libera da, 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 dagli schemi e da una cultura che noi ci trasciniamo. Come dicevamo prima, la ribadiamo ancora, vediamo l'ape e la schiacciamo. Nessuno, io non avevo mai sospettato che ci fosse un mondo così bello, così preciso e, e, e Vero no? E quindi, voglio dire, facciamole con tutte le bestie, non solo gli animali da compagnia, che ormai gli animali da compagnia dovrebbero essere parte integrante eh, della nostra famiglia, ma non dimentichiamo tutti gli altri animali. E per rimanere sempre in tema di allevamenti certo. intensivi, vorrei leggervi quest'altra notizia. Costretti a stare in gabbie piccolissime, succede negli allevamenti intensivi a milioni di animali nel mondo anche in quelli di conigli, della cui carne l'Italia è il principale paese produttore mondiale dopo la Cina, con circa 175 milioni di esemplari allevati ogni anno, quasi esclusivamente in batteria. Vite passate dalla nascita alla morte dentro parallele parallelepipedi di reticolo non più grandi di una scatola da scarpe. Per la Compassion in World Farming è arrivato il momento di dire basta, come rivela il Corriere della Sera. E anche per questo caso c'è proprio una petizione su change.it per dire basta questi allevamenti intensivi. Perché veramente conigli, maiali, mucche, come stiamo dicendo, le galline. Ecco, le galline ma, quanti, ovaiole. ma quanti allevamenti abbiamo qui di galline? Quanti? E nelle e scatole controlli? ti mettono la gallina felice che sparazza esatto, nell'erba nella suo ghiaia. suo pulcino, in bello, sono tranquillo. In proprio scatole di rete. Si feriscono le zampe, si feriscono tra di loro per questo stress immane che devono subire tutto il giorno. Però, se mi consenti, mi viene da chiedere: queste belle petizioni, queste firme, a cosa serviranno? Dove ci portano? Loro Io provano chiedo, a chiedere all'Unione Europea di migliorare eh, il benessere animale. L'Unione Europea ha fatto molto e sta, sta facendo molto. È chiaro sì. che la petizione, la petizione, in sé non. Allora, può. facciamo invece una cosa. Boicottiamo questi prodotti. Questo è un altro modo Questo, questo che tutti i giorni potremmo farlo, perché la firma la possiamo mettere un giorno, quel giorno, ma tutti i giorni potremo coerenti. non comprare eh, il prodotto. Certo. E per non comprare il prodotto dovremmo avere davanti a noi un filmato. Tutte le volte sì. quelle scene, tutte le volte... Quella frase. Quindi non dimentichiamoci e non stanchiamoci di, di divulgare queste cose affinché non solo la firma quella volta, ma questi prodotti debbano essere boicottati. Anche perché per quanto riguarda le galline ovaiole eh, c'è proprio una differenza nel tipo di uova. Sì. Quelle biologiche, in teoria, le galline dovrebbero avere una vita migliore. In realtà non, non è. è che hanno la libertà assoluta, no. anzi... E poi ricordiamoci, queste galline fanno le uova e i maschi? I maschi vengono tutti eliminati da piccoli. Quindi, bisognerebbe essere capaci di trovare agricoltori nel raggio certo. della nostra casa, molto vicini, vedere da dove compriamo, scegliere i prodotti, fare una scelta tutti i giorni, quotidiana, sia dal punto di vista dei vestiti che della carne, che delle uova. Allora, la scelta si può fare. Io farò una pubblicità. è più difficile fare la spesa, eh, però è, si è può sicuramente fare. più complicato. Allora, al bosco esparmigiano, non diremo la via, c'è una signora con nell'aia centinaia di galline e io vado a prendere le uova lì. Non vado a prendere al supermercato nonostante mi venga garantito che la gallina eh, vive libera, io qualche dubbio, ce l'ho ancora, e vado a prenderle lì. Ecco, quindi è la nostra m, cultura anche che sia un attimino più vegetariana, ehm, cercando di evitare la carne, il pesce e quant'altro. Ricordiamoci. Si che può vivere lo stesso, si eh, può vivere sicuramente si meglio. Ma no, eh, anche se il dottor Bozzi probabilmente non no, sarà d'accordo, eh, forse avrebbe sono però. Sono convinta si che potremo... molti punti siano importanti. Io non sono nessuno, ovviamente, non sono un dottore, sono una Nemmeno semplicissima io. persona, però si può. Fare una buona dieta e allo stesso tempo salvare anche gli altri animali. Sì, io, io sono di... convinta che si possa trovare un accordo. Una via di mezzo. Un, un accordo lo si io può io trovare. Infatti io faccio, la, questa è la mia dieta, io sono vegetariana, non vegana, però evito il glutine, i gluti, formaggi, quindi... Anch'io però, <ride> <può>. anch'io. <ride> si può, si può. Eh, però, ehm, ecco, eh, faccio una piccola premessa. Leggevo nella Bibbia che l'uomo era nato vegetariano. L'uomo non mangiava gli animali, poi dopo il diluvio, o nel diluvio se non ricordo e non insisto, ha cominciato a dire: Ecco, c'è, cioè, mangerò anche l'animale. Però l'uomo nasce vegetariano. Allora, adesso passiamo invece all'argomento che vogliamo sviluppare negli ultimi minuti che certo. ci rimangono. Prima. Mm, durante la pausa pubblicitaria hai fatto una considerazione che è bellissimo e meraviglioso il lavoro che fa Betti perché certo. è veramente un, dà una mano enorme, una mano enorme a questi canili però chi manca? Purtroppo chi manca <ride> noi dobbiamo sempre situazione. solo puntare il dito verso le istituzioni, perché eh, lei aiuta questi canili che mi pare di capire che qualche canile sia comunale. Il patto di stabilità, la crisi che ormai attanaglia tutta l'Italia, fa sì che il Comune abbia sempre meno disponibilità da dedicare ai nostri amici animali. Però c'è qualcosa che non funziona in questo contesto. Allora è vero che grazie ai privati cittadini come te, come tanti altri, eh, si riesce a superare qualche difficoltà. Ma è altrettanto vero che non è possibile, non è ammissibile che ci siano ancora dei canili con 600 cani. 900 cani, eh, addirittura 1200 cani, 800 cani. Qualcosa non ha funzionato. Eh, perché o il microchip non ha funzionato o la sterilizzazione che non funziona o sono le istituzioni che per l'ennesima volta non vedono gli animali, vedono gli anziani che li vediamo anche noi, i bambini, le difficoltà. Ed è vero, e sicuramente sono al primo posto, ma in un modo parallelo deve sempre viaggiare l'animale, perché l'animale non ha scelto di venire al mondo, c'è esiste, abbiamo il dovere e le istituzioni hanno il dovere, più ancora che noi, di accudirli. Quindi tutti i comuni inadempienti che ignorano che ci siano gli animali, è, è, è vergognoso. Allora, solo recentemente in un paesino qua accanto a noi, sul Cremonese, è accaduto un fatto e io chiedo e dico, ma scusate, avete un regolamento che detti delle regole che sa... per gli animali, mi è stato risposto, per i cani. Ma no, signora? Ecco, come se avessi detto: questo accade proprio pochi chilometri da Cremona, come se avessi detto una grande eresia, chiedendo solo se c'erano delle linee guide per la giusta detenzione dell'animale. Quindi, ancora tramite la tua trasmissione, io faccio un appello agli, ai comuni, alle amministrazioni comunali, che comunque dettano le varie regole e noi le accettiamo di buon grado o meno, le accettiamo, chiediamo veramente a una voce sola che ci siano delle regole per detenere gli animali, siamo stanchi di vedere cani alla catena, cani al buio, cani sul terrazzino, cani nascosti nei bagni e vogliamo parlare che oggi pomeriggio io dovrei andare a Crotta d'Adda a vedere un cane di un cacciatore murato? O vogliamo parlare di altri due cani di cui mi sono arrivate le foto chiusi in casa ormai da mesi? Allora. Questo allora, ci ha fatto capire perché dopo il servizio che abbiamo fatto da te che tu hai parlato appunto di questi regolamenti di, certo. di farsi sentire quando si vedono animali in difficoltà maltrattati, tantissime, tantissime persone ti hanno chiamato. È vero. Ma perché? Perché queste sì. persone non sanno a chi riferirsi. Bravissimo. È vero, dovremmo chiederlo alle forze dell'ordine, ma spesso sono. non conoscono no. il problema e la risposta che tu sovente ti trovi di fronte è ma tocca a me. Mas eu não so... Perché, come se una pulizia giudiziaria, un vigile, un carabiniere avesse solo il compito di multarti se tu vai oltre i 50 o se non porti il casco, cose importanti. Ma è altrettanto importante se io lego a vita e a catena il mio cane, o se lo ficco sotto il sole, o se al contrario lo oscuro al punto che l'animale non vede la luce. Quindi a questi reati, perché questi altro non sono che reati. Allora questi reati poi da verificare se maltrattamento o mal governo, da verificare un'infinità di cose, ma sono reati permessi delle amministrazioni comunali. Ma secondo te è giusto che, vabbè in questo caso, dopo ci sono veramente tantissime persone che si battono per i diritti animali? Certo. In questo caso sia tu a dover andare? Allora no. Perché? Di, allora, bisognerebbe fare un appello al nostro prefetto, perché è il governo, il prefetto rappresenta il governo nella nostra città e siccome non abbiamo altri raffronti col governo se non a Roma, quindi è qua: quindi andare e dire, solleciti tutte le forze dell'ordine affinché insieme a noi, perché le associazioni sono nate per un, per un solo scopo, soffiare sul collo alle istituzioni, quindi farli intervenire, ma il ruolo si è capovolto, in certe situazioni è l'associazione che deve intervenire, è l'associazione che deve suggerire il da farsi alle istituzioni, perché? Perché manca di base la conoscenza, lo dicevamo prima per altre cose, ma la conoscenza è importante, se non conosco non farò, se non vedo. Quindi a questo punto facciamo in modo che, non, che noi associazioni facciamo il nostro compito, ma che soprattutto il lavoro deve essere svolto dalle istituzioni, dai vigili, dai carabinieri, dalla guardia di finanza, eh, dalla pulizia, da gli organi competenti e ne parla chiaramente una legge che porta ormai alla data del 2007. Ricordiamoci sempre, non corriamo alle ASLA per denunciare un maltrattamento, non è l'organo competente, lo sarà poi in seguito, perché vi faccio un esempio, se un cane abbaia ripetutamente Probabilmente l'ASLA potrebbe venire a verificare se il cane ha qualche patologia, se vive con un problema grave igienico-sanitario. Allora io non sono in grado, tu non sei in grado e nemmeno tu. È un compito che aspetta loro. Quindi, quindi ognuno di noi ha le proprie competenze, il maltrattamento non va segnalato alle ASLA ma agli organi competenti e se non si ottiene niente bisognerebbe eh, farsi, farlo sapere a un'associazione più che animalista protezionista come in questo caso io mi reputo e, e fare in modo di eh, sollevare, di scoprire e di capire dove sta il problema. A proposito di maltrattamenti vi leggo quest'altra notizia. Una fattoria degli orrori, con animali denutriti e costretti a vivere tra escrementi e rifiuti in recinti di fortuna. Nella masseria, nella masseria di Marina di Frigole, nelle Cese, gli agenti di polizia hanno trovato un mulo, due pony, quattro cavalli, un cinghiale e un cervo, tutti sporchi e malnutriti, in pessime condizioni igienico-sanitarie. Un anziano di 83 anni è stato denunciato con l'accusa di maltrattamento. La scoperta, dopo la segnalazione di tre ragazzi che avevano notato la presenza di un cavallo ridotto pelle e ossa, è legato a un palo sotto il sole. L'animale nitriva sofferente, ma non era l'unico a soffrire la situazione. Sul posto sono intervenuti anche i veterinari dell'ASL. Gli animali sono stati sequestrati con la collaborazione del corpo forestale dello Stato. Quindi noi cittadini abbiamo la voce? Quando vediamo sì. un caso di maltrattamento, dobbiamo assolutamente segnalarlo. Perché, perdona, mi è intervenuta anche l'Asli, forse in pochi avranno capito, che gli animali denutriti, chi è che decide se è un animale è denutrito? Non io e nessun altro se non le asla, perché le asla dovrebbero ah, essere la compito, figura competente certo. per rendersi conto se un cane, un animale, un pony, un cavallo, un maiale è denutrito, perché se io dico e noi diciamo Dio come magro quel cane, ma la mia parola non conta niente, noi possiamo dirlo ma non abbiamo la competenza, lasciamo almeno loro questo compito, ma che qualche volta vi danno bene. Adesso abbiamo proprio gli ultimi minuti, Rosetta c'è una questione che ti sta mettendo veramente in difficoltà, cioè tu hai aperto, lo ricordiamo a sì. chi, chi non dovesse saperlo, chi ti vede per la prima certo. volta, che hai aperto questo meraviglioso centro di recupero Fattoria sì. San Rocco a Pievedoli, Pieve è veramente un... Non è un canile, è un perché canile. è un posto molto innovativo dove tu riesci a tenere i cani liberi, ovviamente certo. nei momenti in cui sei presente tu e si sì. può fare. Si La può fare gestione realizzare. è diversa, non sono più eh, gabbie, messi in piccoli box. Non esistono box, gabbie, esatto, non esistono box, ma c'è una spazi. libertà maggiore. Certo. Però questo tuo Però, progetto sta per essere ostacolato. Allora, tre anni fa, quando l'apertura di questo progetto, immediatamente il Comune si fece avanti dicendo no. Mm, Sono passati tre anni tra, tra botta e risposta e siamo arrivati fin qua. Ora, ora è, cosa di, di rec, è cosa recentissima che è eh, cambiata l'amministrazione, l'amministrazione vorrebbe, vorrebbe nuovamente. Cacciarci, non cacciare me ma cacciare gli animali che è una cosa ben diversa lo dice chiaramente sul, eh, su una chiamiamola così pseudo ordinanza per ora ora cacciare gli animali perché non l'ho capita perché mh, vengo accusata di aver pubblicizzato la cosa sul, sul web perché si viene e quale sarebbe per mh, dire il problema lo di lo so, pubblicizzare perché, non lo so perché vengo accusata di averne parlato quindi in teoria per loro è un problema cioè, doveva rimanere una cosa nascosta. Esatto, probabilmente. <ride> e uno come fa a far adottare i propri cani? So. Ecco allora quindi loro mi vedono come una struttura come una che svolge un'attività io non svolgo un'attività io sono una privata che detiene in una cascina rurale gli animali, ricordiamo che in questa cascina c'era un allevamento di galline se potevano essere tenute le galline non si possono più tenere i cani tra l'altro tu non sei, sei in aperta campagna quindi non aperta hai neanche non disturbi No, l'unica cosa che mi secca moltissimo perché eh, tu sai che abbiamo dei cani um, purtroppo a distanza di tre anni ancora non si fanno avvicinare dall'uomo cani presi, eh, cani presi in, uh, giù nel sud esattamente um, cani con serie problematiche e non lo so perché danno così fastidio, non lo so. Non, non so perché questi cani... E mi obbligano a spendere dei soldi. Ma per via del patto di stabilità, anche i comuni sono poveri. E un comune piccolo come Pieve Dolmi, però, cosa fa? Ha interesse anche quello di spendere i soldi al cittadino per far sì che io vada via con i miei cani, che saranno in tutto adesso una trentina, perché ne ho fidati veramente molti. Allora, ma è possibile... Sono soldi per me perché io adesso eh, cercheremo le sottoscrizioni e pagheremo il nostro avvocato e noi lì non ci muoveremo anche perché ritengo che la legge sia dalla nostra parte. Però eh, perché andare a cacciare tanti soldi così? Per cacciare gli animali. Non noi ma gli animali. Questo accade anche in Italia. Non ci sono parole, comunque noi ovviamente come emittente ti appoggiamo, sappiamo che sei molto apprezzata dal, dal pubblico anche perché, lo ricordiamo di nuovo, dopo il, ser, il servizio non è tanto per noi no, che. No, veramente, è stato un successo. Per successo, te. Successo, sei veramente. stata veramente apprezzata dalle persone, ti hanno mandato tantissimi aiuti, sì. hanno adottato anche dei molto. cani, ti hanno segnalato maltrattamenti, questo, quindi, si, si. quindi nel senso il tuo è un. Eh, Col grazie e col vostro aiuto. Ma ci mancherebbe, però il tuo è veramente un impegno costante da tanti anni, sono sempre stati la tua passione. Perché ostacolarti Perché? di fronte a un progetto Perché? così bello e innovativo? Perché se fossero venuti a vedere la struttura, come vengono tenuti gli animali, rispetto a un canile tradizionale, che comunque non abbiamo nulla neanche contro di loro, no, però tanto. non hanno la possibilità di rivoluzionarsi, ci vogliono soldi, strutture, eccetera. Quindi, di fronte a un progetto così nuovo, pulito e bello per gli animali esatto. viene estacolata è, sicuramente è la nostra la, la nostra trasmissione verrà vista perché anche so, la volta scorsa parlando con il sindaco il vice sindaco e, e altro e mi dissero che appunto avevamo pubblicizzato questa fattoria che si chiama proprio la fattoria di San Rocco comunque il centro di recupero San Rocco ecco e quindi abbiamo fatto anche lì un errore. Adesso probabilmente ci stanno ascoltando e io dico ma perché cacciare gli animali? Quale vantaggio ne avrebbe il comune di Pieve Dolmi? Quale? Quando sottolineo che e fino quali ad ora, a dove. Ma quali vantaggi ha tenerli appunto, lì? È no, quello. Brava! brava. <ride> il Oltretutto ho raccolto un'infinità di cani di Pieve Dolmi e sterilizzati a nostre spese. Ecco, ecco, quindi. Detto questo, non lo so, credo che la sensibilità non ci sia e come se c'è è come proprio la ignorano e dicevo prima perché l'animale deve essere visto così. Un impiccio, un impegno... Non lo so, vabbè, comunque ce la faremo anche stavolta, Speriamo. non ho dubbi. Speriamo davvero, dubbi. io vi ringrazio tantissimo, due donne fantastiche, te. sono veramente contentissima di avervi avuto in trasmissione, ricordiamo ai nostri telespettatori che vi possono assolutamente aiutare in entrambi i casi, certo. ovviamente il tutto è sempre fatto per, per aiutare loro, i più sfortunati senza voce. Certo. Io ricordo al nostro pubblico che avete la replica il mercoledì sera alle 21.40, mm. potete seguirci su YouTube. YouTube, su Telecolor Green Team ah, e su Facebook YouTube. il gruppo di Telecolor Green Team. Quindi avete tantissime possibilità per seguirci, dirci la vostra opinione su, su quello, sugli argomenti che trattiamo insieme. Io vi ringrazio come sempre per seguirci numerosi e ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.